Ciao ragazzi, volevo fare un live dove facevo vedere il mio pacco qui, ma niente, non lo faremo live, lo faremo così. Allora, praticamente, adesso togliamo, mettiamoci così che stiamo più comodi. Allora, niente, volevo fare l'unboxing. Tanto se avete visto il titolo sapete già di che cosa si tratta. Non voglio usare forbici, non voglio così. Allora, sono un po' emozionato. Non riesco neanche a parlare bene quando... Questo via. Zac! Ragazzi, vi aspettavo. E niente, vediamo, speriamo che sia proprio, perché io non, davvero non ho ancora guardato prima, quindi aspettate, prima controllo che sì, dovrebbe essere lui, ok, perché adesso qua c'è tipo una borsa da viaggio e mi ricordo che in effetti nella foto mostrava che c'era la borsa da poterlo spostare. Veramente bello, è già molto bella la borsa, ragazzi, è già molto e anche piuttosto pesante. Ok, adesso vediamo, c'è qualcos'altro? No, direi di no. I chiavoli, direi di aprire. Cerniere. Però cerchiamo di fare un lavoro che non vada a strappare. Allora, qui c'è il mega telo per fare il green screen, per fare effetti chroma key. Praticamente sì, io c'avevo già un telo verde ma dovevo attaccarlo per aria, invece qua c'è tutto il kit praticamente per poterlo montare, vedete? Praticamente qua ci sono delle sbarre, vabbè, dopo vuole tutto montato, ragazzi. Allora, queste qua, vedete, fatte a ombrello, sono per le luci fatte a ombrello. Singing in the rain, just singing in the rain. Na 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 na. Ok, e quindi queste qua le metteremo sulle luci per fare sempre l'effetto chroma key sulle lampade. Le voglio rompere subito. Appoggiamo delicatamente qua. Te che cavolo ci fai qua? Via! Anche te mostro, il mostro si vedeva, beh, vabbè, è la stessa. Via, te. Andiamo lì. Poi qua cosa c'è? Sì, cavi, cavetti, cose, dopo. Poi mi dovrò ingegnare. CIE! Marchio CIE. Qui c'è l'altra ombrellino, una simpatica scatola vuota. Wow, com'è simpatica! Allora, vediamo un po' cosa c'è. C'è una scatola vuota, non è che qualcuno ha... Ah no, ci sarà stato, come in quella là, un altro di questi cose. Queste qua, vedete, praticamente, vedete, qua dopo ci vuole la lampada per la luce, che dopo si attacca l'ombrello, la lampada, la luce, cosa. Ma che cosa vi devo spiegare? Vabbè. Allora, guardiamo qua, c'è pieno di scatole e scatoline. La scotch, che non si stacca la scotch, non si stacca la scotch. Ma
Ma si vede, no? Perché c'è una luce del cavolo. Si vede, si vede. Boh. Non mi piace, c'è una luce. Piano, perché qua secondo me c'è. Qui c'è un altro scotch. Qua secondo me ci sono le lampe, allora dobbiamo essere un po' delicati. Qua forse era meglio se prendevo una forbicina, guardiamo se c'è una forbicina. Volevo fare tutto a mani nude, ma a volte ragazzi nella vita serve una forbice, ricordatevelo. E apriti, polisterol espanso! Non si apre. C'è dell'altro scotch di qua. Nella vita c'è sempre molto scotch. Ma è goduriosissima! No ragazzi, poi le luci non vengono toccate con le dita, no? Ma dai, ma è stupendo, cioè sembra quelle cose, non sembra quelle cose futuristiche che si vedono in Futurama, delle cose, guarda che bella, guarda, guarda. No, vuole richiusa subito questo splendore, no, che la rovino. No, aspetta, di qua, ok, chiudiamola, mettiamola qua. Allora, io penso che qua ci sarà la sua gemella. Questa sorella gemella. Io penso proprio di sì. Scotch, whisky anche qui. Oh, wow. Che potenza. No. Vediamo, ma anche qui ci sarà, io penso, ragazzi. Facciamo un altro taglio, come si dice anche registicamente, ma in realtà registicamente non lo farò. Un'altra! Marchio CIE! ragazzi, mi dovete compatire, ragazzi. Io sono come un bambino. Cos'è? Un crine di cavallo? No, è la borsa, è un filo della borsa. Un filo della borsa. La borsa sarà made in China. Allora, qua dovrà esserci, secondo me, il rullo per tenere il telo. Allora, ragazzi, ricordatevi una specie di show. Allora, perché è stato posticipato? Buonanotte. È stato posticipato una specie di show, dunque a breve lo farò, anche per questa cosa, perché avete visto, ho preso questo kit col green screen, con le luci e tutto, e quindi spero di riuscire a fare tecnicamente delle cose un po' più valide, teoricamente, perché poi lo so che... Comunque, quando uno è in mezzi, magari riesce a fare delle cose migliori. Si prova, si prova, poi se farà schifo ugualmente, almeno ci ho provato con una tecnologia un pochino migliore di quella che avevo prima. Ecco, queste qua invece sono il supporto, le gambe delle luci. Paura a romperlo adesso, non volevo aprire da farvelo vedere, da farvi vedere, ecco. No, vabbè, comunque sono le gambe delle cose, guardo bene dopo come si apre, no, perché non voglio fare danni, dai ragazzi, capitemi, perché... Sì, insomma, un pochino queste cose si pagano, quindi almeno un
vabbè, qua ci sono delle altre gambe, giusto? Comunque ragazzi, questo coso viene su, 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 e poi torna giù, su, giù, insomma, lo potete mettere come volete. Sono, è tutto regolabile qui, ragazzi, è tutto regolabile, tranne la mia testa che non è regolabile, perché sono così, mi dovete tenere come siete, tanto sarete già scappati da questo video. Però devo fare l'unboxing quando arrivano le cose nuove, perché io sono felice come un bambinetto quando arrivano queste cose. Qua c'è un altro supporto, pieno di supporti con le gambe, ok, va bene, un altro supporto con le gambe, vedete, cioè, va, tre gambe. E vediamo un po'. Finisce più. E un altro supporto. Va bene, qualcosa sarà tra le lampade, qualcosa per. Ma quanti? 2, 3 e 4. Allora saranno 2 per le lampade e 2 per il telo da tenere il telo, no? Qualcosa del genere. Qua poi abbiamo spine, 2 spine, una dentro l'altra che sono infilate una dentro l'altra. Anche queste. Penso che l'abbiano messe così per lo spazio. Aspetta, lasciamo così. No ragazzi, non penso ci sia nient'altro, sto. Qui c'è la sorcellina, ma così. Adesso non si chiuderà più. Va bene ragazzi, io direi che l'unboxing qui è finito. Chissà, magari ve lo faccio vedere finito una volta. Tutto montato, adesso non so se riesco a farlo oggi, comunque ciao. Ma non c'è neanche un foglio per montarla sta roba. Adesso riuscirà Svidugem a montare tutto. Boh.